Allora, vediamo la traccia su Petrarca, che poi sarà il modello per la mia, diciamo, tentativo di svolgere la traccia per esteso, per tutte e due le classi, per la terza e per la quarta. Allora, la terza ha in massa scelto questo testo, secondo me sbagliando. Sbagliando perché questo testo era difficile e l'avete probabilmente scelto perché Petrarca è l'ultimo autore che abbiamo fatto, ma attenzione, dovete leggere bene. Una notazione: non fate la parafrasi per estesa, non la fate per estesa perché è un rischio troppo grosso, oltre a non essere bellissimo da leggere un tema con tutta la parafrasi, parafrasi è un esercizio, ma prendete un grosso rischio perché se vi siete sbagliati a fare la parafrasi si vede subito, invece diciamo, se non la fate puntuale, bleffate anche un po' se non avete capito. Ora, cosa vi chiede la traccia? La traccia vi chiede all'inizio di sintetizzare i temi principali della poesia. E cosa significa questo? Significa che voi dovete fare un capitolo introduttivo con una sorta di brevissimo riassunto del tema principale del testo, una cosa che potete fare solo dopo aver fatto tutta l'analisi del testo. Cosa dice qua? Nella prima strofa, così vediamo quindi diciamo il cappello fatelo dopo, ok? Poi ce lo mettete in testa. A quale concezione fa riferimento la prima strofa? In quale parte del cielo, in quale idea era l'esempio, cioè idea chiaramente fa riferimento alla concezione platonica, era il modello da cui la natura ha tratto quel bel viso leggiadro, cioè esisteva la concezione dell'idea platonica del bello e Laura ne sarebbe la rappresentazione, probabilmente migliore, nel quale viso ella, cioè la natura, volle mostrare qua giù quanto era in grado di fare, poteva fare lassù nel mondo delle idee, quindi in paradiso. Quindi Laura viene rassimilata, giocando con questa cosa filosofica della concezione platonica, a un angelo del Signore. E qui chiaramente fa riferimento a Dante e a Donne che avete intelletto d'amore, in cui Beatrice è effettivamente un angelo desiderato in cielo, ma che è in terra a dare esempio di sé. Seconda strofa, la traccia vi suggerisce come viene rappresentata la seconda strofa, in che senso la donna e come lei è colpevole della morte del poeta, di che tipo di morte si tratta, se carnale, cioè se muore effettivamente o spirituale. Quale ninfa nelle fonti? Quale dea mai nelle selve sciolse al vento chiome d'oro così fino? Quando un cuore tante virtù accolse in sé, questa è una domanda retorica, nessuno ovviamente, nessuno, anche se la somma di queste virtù è colpevole della mia morte, spirituale o carnale. Ora, una ninfa nelle fonti che allusivamente fa riferimento alla nudità femminile, questo c'è. Non ci piove. Ma attenzione, molti di voi hanno parlato di una bellezza divina. Non è una bellezza divina di senso cristiano, ma una bellezza divina di senso pagano. Quindi siamo di fronte a una divinità che suscita desiderio. Le ninfe erano oggetto del desiderio di tutte le divinità greche e tutto sommato anche degli uomini, cioè una dea nelle selve potrebbe essere Artemide. Artemide, qui c'è un esempio mitico di Tiresia che vide Artemide fare il bagno nuda insieme alle sue compagne e fu accecata. Fu accecato. Tiresia divenne un grande indovino cieco perché aveva visto Artemide nuda. Chiaramente è un gesto erotico, è un'immagine erotica. Come erotica, e questo è molto evidente, il fatto che lei abbia sciolto le chiome d'oro così bello, all'aria, i capelli sciolti all'aria, sciolti come è sciolta la cinta virginale, cioè questa specie di cintura che veniva sciolta il giorno del matrimonio dalle spose greche, è un gesto erotico.
lo è sempre stato. Quando un cuore accolse, ora qui è il concetto, la virtù, che tipo di virtù? È una virtù morale o è una virtù di bellezza? Perché l'espressione è molto ambigua, dato i versi precedenti. E questa virtù, questo cuore pieno di virtù, in realtà è colpevole di una morte che sì, è una morte perché l'amore, come vedremo dopo, Eros e Thanatos può uccidere, però è anche vero che qui voi avete il concetto che rischia di uccidere perché puoi cadere nel peccato di lussuria, quello che porterà poi Francesca e Paolo a finire all'inferno nel canto quinto, perché, come vi ricordate, l'amore ha sempre questo doppio elemento. Quindi quello che si avverte nelle due strofe iniziali è una contrapposizione tra due tipi di bellezza. Questo stesso elemento viene ripetuto nelle due terzine successive e che ci sia qui una dicotomia tra le due, cioè una grossa contrapposizione tra le due strofe, si vede dalla forte pausa di senso che voi trovate qua. La strofa, diciamo, terza. È tutta incentrata sullo sguardo, vi dice la traccia. Lo sguardo di Laura è paragonato allo sguardo di quale figura? Ora, a un angelo. Perché qua cosa dice? Chi non vide mai gli occhi di costei, mira questa persona, guarda invano verso una bellezza divina. Perché? Guarda invano perché non vide, questo vide regge sia quello sopra che quello sotto, non vide come suavemente ella, cioè questa donna, giri gli occhi. Qui l'immagine è l'immagine tipica della donna angelo che guarda come in donne che avete interetto d'amore o tutto sommato anche in tanto gentile e tanto onesta pare, guarda intorno e suscita desiderio. Come lo suscita desiderio? Un desiderio che però è un desiderio di un amore puro, pudico. L'immagine, molti hanno scritto, viene da Giacomo D'Allentini, però Giacomo D'Allentini fa vedere come l'amante riceve lo sguardo, non come l'amata lo lancia. Quindi come l'amata lo lancia è una cosa che viene da Dante, come poi gli amanti, cioè gli uomini, ricevono questo sguardo, dietro c'è tutto il concetto di Giacomo D'Allentini, l'amore è un desiderio che viene dal cuore. Qui la cosa anche molto interessante era suavemente, perché suavemente dà una sensazione di dolcezza che non è fisica, ma è che è più morale, cioè non è una cosa che riguarda il gusto della bocca, perché dolce questo significa, ma è qualcosa di una sensazione di dolcezza. L'ultima strofa, passiamo all'ultima strofa, l'ultima strofa gioca sul topico con topico, cioè tipico. Topico a livello letterario, contrasto fra amore e morte, cosa che abbiamo già trovato prima, quella morte, nella strofa 2. Da che cosa deriva la sofferenza, guarigione del poeta? Sofferma di tutti i miliardi di dolce in questo contesto. Qui dice: chi non sa come dolce Laura sospiri, come dolce parli e come dolce Rita, non sa come amore possa salvare, sanare, possa salvare e come possa uccidere. Ora, qui avete dolce, che come ho detto è una questione di gusto, una dolcezza fisica. La rappresentazione che viene fatta è di una seduzione. Una donna che sospira in modo dolce, che parla in modo dolce, che ride in modo dolce, sta seducendo il suo amante. Chi non ha visto questa scena di seduzione non sa come l'amore possa salvare. Perché salvare? Perché, diciamo, come dice Saffo in un frammento 48 dice, sei giunta, hai fatto bene, e hai raffreddato me che bruciavo di desiderio, questo è quello che dice in questo frammento, e qui il concetto, l'amore ti sana perché tu hai un grande desiderio e lo appaghi nel momento in cui hai elogiato il desiderio. E come uccida, perché chiaramente amore può anche farti soffrire. Ricordatevi Guinizelli, beh, Guinizelli, Cavalcanti. E non solo, ma qui avete
In realtà già un altro frammento di un altro componimento di Petrarca che c'è dietro, cioè, ricordate quello in cui lui dice che l'allentare dell'arco la ferita non sana, no? L'immagine è sempre la stessa, che amore può salvare ma può anche uccidere. E dolce, qui dovete pensarci in questa cosa del gusto, qualcuno di voi ha detto, addirittura potrebbe fare riferimento al bacio, perché chiaramente il gusto della bocca, ed è l'amore lussurioso nel senso antico del termine, e cioè l'amore, di Paola e Francesca. La bocca mi baciò tutto tremante, lo fa perché è una cosa dolce. Dal punto di vista linguistico, voi dovevate fare un'analisi un pochino più, come dire, non particolarmente difficile, analizza dal punto di vista formale la struttura del sonetto e le scelte lessicali compiute dal poeta. Il lessico è semplice, è un lessico non particolarmente complesso, neanche particolarmente ipotattico, cioè non ci sono tante subordinate una dentro l'altra. Questo in pieno rispetto del Dulcis in Novo. Quale figura retorica viene usata al verso 5, cioè avete, come vedete, un evidente chiasmo, qual ninfa, qual dea, e poi nella parte centrale fonti e selve. E per quale ragione? Per dare simmetria e armonia al testo. Ora, l'armonia viene fatta nel senso non solo da questo, ma questo ho parlato di struttura, perché alla prima strofa corrisponde la seconda e la terza, e alla seconda strofa corrisponde la quarta, cioè la prima quartina corrisponde alla prima terzina, e la seconda quartina corrisponde alla seconda a livello tematico. Quindi, e come notate anche qui, voi avete dei punti che chiudono ogni strofa, quindi ogni strofa ha un senso a sé che contrapposto alla strofa successiva, ma in assimilazione con la strofa non successiva, ma quella subito dopo, ma quella successiva. Per questo è simmetrico, ed è simmetrico sia nella struttura generale del Carme che anche nei versi. Quindi qui avete l'amore erotico in queste due strofe e qui avete l'amore pudico. E dico così perché faccio riferimento ai trionfi, ve lo ricordate, e faccio riferimento anche a tutta la concezione del fatto che Laura è ambivalente, perché è una donna che sembra un angelo, po dovrebbe portare a salvare Dio, ma in realtà lo porta verso il basso e quindi verso quello che la Sant'Agostino dice: guarda, stai attento che Laura non ti fa salvare, diciamo, in questo senso. E nella parte interpretativa, quella conclusiva del testo, quello che io vi chiedevo è, partendo dalla riga opposta, tratteggia la figura della donna di Petrarca, quello che dicevo io, che è una donna ambivalente, angelo ma non solo, ponendola a confronto alla rappresentazione di Femminile Dante, dove lei è un angelo, Petrice è un angelo, e nella tradizione precedente, Cavalcanti fa soffrire, Guinizelli dice che a cor gentile impara sempre amore, che lei sembra un angelo ma in fondo non lo è, vi ricordate che Dio gli dice: ma tu ti hai scambiato la tua donna per la Madonna, ma in realtà a lei dovevi dare le lodi, o a me, ma non certo, no, dai, lui fa, io mi sono sbagliato, non avevo capito. Giacomo d'Allentini per questa cosa del cuore e degli occhi, e la poesia provenzale per questa immagine, donna di lontano che ti fa elevare al cielo, cioè ti fa arrivare a un livello morale superiore, ma che rimane una donna concreta che diventa uno strumento di miglioramento morale solo nel momento in cui non si arriva alla consumazione del desiderio. E questo elemento è l'elemento pericoloso. A proposito, è significativo che alcune strofe sembrino. In alcuni esempi sono riferimenti a autori che ebbero differenti concezioni da donna, quello che abbiamo detto prima. Il verso 4 richiama donne che avete intelletto d'amore, la cosa è abbastanza evidente, mostra qua giù quanto la suppotea, cioè sembra un angelo che è desiderato al cielo ma in realtà in terra, così come i versi 9 e 11, se voi andate a vedere 9 e 11, questa è proprio la rappresentazione
la seconda o terza strofa di Donne che avete anche letto d'amore, no? Che gira, guarda gli uomini, e se quelli che sono nobili li salva e quelli che non sono nobili di cuore li uccide, mentre il verso 14 richiama il Carme 51 di Catullo, quello ille mi par dovessi videtur, dove effettivamente Catullo, traducendo Saffo, dice dulce loquentem e usa ridentem, quindi c'è una citazione diretta, ma la citazione non è semplicemente un gioco colto, ma è per far capire che lì c'è un tipo di amore che è un amore molto diverso da quello pudico.